Grande successo, direi che è stata la migliore dopo 3 anni di apprendistato. Credo che abbiamo messo in campo una iniziativa più valida, più ricca, più articolata e che è riservata non solo agli adulti ma anche ai bambini, e quindi credo che ha accontentato tutte le fasce di età e ho visto andare via le persone soddisfatte. Anche le associazioni ci hanno ringraziato, hanno molto apprezzato il nostro sforzo e anche i negozi e i raccolti attorno al CV di Quinto hanno, diciamo così, tratto motivo di soddisfazione da questo connubio municipio, CIV e associazioni. Triplicate le presenze rispetto al 2015. Era la fila per girare, fare il famoso battesimo della sella, provare a fare immersioni, e giocare a basket e tutto quello che erano le varie proposte è stato davvero bello. Ci hanno detto ogni anno è un po' meglio. Credo che questa sia stata la spinta che ha dato fiducia a partecipare. Noi abbiamo investito tanto su questo posto che è la nostra area eventi, credo che ci sia ancora tanto da fare, credo che le potenzialità siano tante, quindi vorremmo far vivere questo posto, non dico tutta l'estate, tutti i weekend, ma quasi. Diciamo che per noi ormai è un appuntamento quasi irrinunciabile, il terzo anno, i primi 2 anni abbiamo organizzato grazie all'amico Michele che ci ha dato la possibilità ovviamente di promuovere sia il nostro sport che ovviamente anche la nostra società. Abbiamo organizzato, come dicevo, degli eventi internazionali, hanno avuto direi un ottimo successo e questo ci ha portato quest'anno di nuovo a organizzare. Quest'anno facciamo un evento non solo di savate ma anche di kickboxing, che è un'altra delle attività sportive che pratichiamo all'Ardita. E quest'anno è a carattere nazionale, però un carattere nazionale con dei vicecampioni comunque d'Europa, con dei vicecampioni italiani, con atleti sicuramente di primo piano. Abbiamo accolto con piacere l'invito del Municipio Levante alla collaborazione per l'organizzazione. E ci sembra che tutto stia andando per il meglio, naturalmente ci saranno delle piccole perfezioni, delle piccole cose da mettere a posto, sicuramente diventerà un bel evento di 3 giornate piene, frequentatissime e vivaci. Creativi perché? Creativi perché sono operatori del proprio ingegno, cioè sono tutte persone che con grande passione a livello artigianale creano degli oggetti in vari materiali. Promozione a pieni voti per l'Expo Levante? Io direi assolutamente di sì. Il Warandō, il Tessudō, è un'arte marziale tradizionale coreana. L'obiettivo delle nostre arti marziali è quello di preparare il ragazzo ad affrontare semplicemente i problemi della vita. Devo dire che abbiamo un grande successo e grazie anche e soprattutto ai genitori che, come vedete qua, ci danno una mano a diffondere questa nostra pratica che è diventata la nostra missione di vita. Dove è possibile trovarvi per provare in palestra? Abbiamo un unico club a Genova e siamo distribuiti su tutto il territorio genovese. Siamo a Sestri Ponente, dove c'è la nostra sede ufficiale, siamo a Marassi, siamo a Quarto, siamo a Prato e adesso stiamo aprendo anche verso Recco e verso Savona. Una grande passione, noi lavoriamo nella maggior parte delle scuole del Levante e stiamo crescendo come realtà, siamo partiti anni fa con solamente il settore mini basket, di cui qua abbiamo un esempio, e adesso stiamo crescendo, abbiamo squadre under 14, under 15, quindi il nostro scopo è far crescere dai bambini e diventare ragazzi sia nello sport sia nella vita. È il primo anno che partecipiamo a questa manifestazione, ma è stato affrontato con molto entusiasmo da parte degli associati e facciamo diverse cose per i ragazzi, porteremo i ragazzi in barca, insegnare a vogare, insegneremo loro a tirare con la canna, a pescare con la canna. Potete vedere sul tavolo che alcuni associati sanno fare nodi molto bene, per cui si insegnerà a fare i nodi, si regalerà qualcosina, ci saranno le merende per i bambini. Insomma, penso che possa interessare, le nostre iniziative possano interessare. Se le cose andranno bene, a settembre partiremo con dei corsi di pesca per i ragazzi sempre. Old Subbuteo Club Levante, qualcosa di molto carino, di molto tradizionale, che piace veramente tanto ai bambini.
Sì, ritrovano un po' quello che è il gioco tradizionale, un po' lontano da, si allontana un po' dal, dagli attuali giochi elettronici. Possono trovarci sia su Facebook, come appunto Old Subbuteo Club Levante, ci trovano, abbiamo un blog, cercandoci su, con Google, su, comunque sia su internet, ci trovano facilmente, altrimenti noi siamo in via delle Genziane, presso il centro civico. Ci saremo ancora fino a luglio, poi ci dobbiamo spostare, ma sempre nell'ambito del Levante.